magari forse il più bello, anzi senza il forse, e oltretutto collocato in una posizione geografica magnifica. Voi forse stasera non avete potuto cogliere appieno, ma è proprio posto ai piedi della pieve romanica del 1200, e questa è, tra l'altro, è una pieve romanica di cui noi siamo fieri e orgogliosi e confidiari, perché riteniamo che sia una delle più belle della Lombardia. Ecco, due parole sul progetto Generazioni, che si sta attuando da circa 30 mesi, quindi 2 anni e mezzo, che ha avuto un finanziamento complessivo di oltre 1.600.000 euro, di cui 800.000 dati dalla Fondazione Cariplo. Poi ci sono stati contributi importanti da parte degli enti locali partecipanti al progetto, ma anche da parte di Fondazione Comunità Bresciana, da parte di enti e fondazioni, cooperative, aziende, imprese, privato sociale e anche privati cittadini. Insomma, un progetto molto ampio che prevede un modo diverso di potenziare e di attuare il welfare all'interno del proprio territorio, cioè un modo diverso che non è soltanto quello di erogare dei contributi da parte degli enti istituzionali, ma quello di dare delle risposte ai bisogni dei cittadini attraverso un processo di dialogo sociale, e cui i interpreti sono stati in particolare gli enti locali, ma il privato sociale, i cittadini, le aziende, le imprese, in un sistema di partecipazione e di responsabilità a cui molto tutti. Voi vi chiederete, ma questo progetto in sostanza, poi dal punto di vista pratico, in che cosa si è declinato? Ma diciamo che le direttrici sono state diverse. I settori tra loro interagenti sono stati sostanzialmente 4. Il settore, per esempio, del lavoro, per cui si è cercato di favorire l'inserimento soprattutto degli inoccupati e delle donne in particolare, quelle che magari a una certa età perdono il lavoro, attraverso delle convenzioni con le aziende, dei contributi e dei incentivi alle aziende stesse, quindi un database da parte degli enti locali e delle amministrazioni sulle potenzialità e sulle competenze di queste persone, incrociandolo per i bisogni delle aziende. Poi l'altro settore è stato il settore casa. Tutti i settori questi del lavoro e della casa, che sono quelli che in qualche modo rappresentano e mettono in evidenza quelle che sono le vulnerabilità oggi di molte famiglie in questa società così complessa e così frantumata, che sono vulnerabilità che, se non affrontate in un certo modo, diventano fragilità e spesso fragilità permanenti. Per la casa abbiamo attivato come progetto una serie di condomini sociali in diversi comuni, in diverse realtà. Questi condomini sociali, con la presenza di un custode sociale, prevedono proprio la responsabilità di coloro a cui viene messa a disposizione una struttura importante abitativa, e che acquisiscono coscienza dei diritti e dei doveri e vengono portati avanti le loro istanze di avere un tetto attraverso una serie di azioni che responsabilizza tutti. Poi un altro settore importante è stato quello dei giovani e degli adolescenti, attraverso per esempio il potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro. Ecco, non mancano le aziende e le industrie nel nostro territorio, per fortuna sono tantissime in vari settori. Ecco, abbiamo cercato di potenziare proprio le ore di questa alternanza scuola-lavoro per consentire veramente ai nostri giovani non solo di aver maturato esperienze cognitive e esperienze importanti a scuola dal punto di vista appunto delle informazioni e delle conoscenze, ma anche di poterle poi attuare praticamente nei settori operativi, quindi dal pensare al fare in un circolo virtuoso. Mi dimenticavo di dirvi che poi un altro aspetto importante del nostro progetto è stato quello di far sorgere il welfare dal basso, nel senso di fare in modo che le persone potessero dialogare nel proprio territorio, istituendo dei punti che noi abbiamo chiamato punti di prossimità, cioè spazi fisici nei vari comuni, Carpenedolo, Calcinato, Montichiari, Calvisano, eccetera, vari punti in cui veramente i cittadini si ritrovano periodicamente, stanno insieme, si confrontano, dialogano, mettono in campo esperienze comuni, trovano risorse, affrontano problemi e delineano anche dei percorsi per affrontare e per realizzarli. Punti di comunità dove in qualche modo i bisogni vengono affrontati insieme
attraverso delle indicazioni di solidarietà che sono poi la cartina di tornasole quando si giudica una comunità. E guardate che oggi uno dei grossi problemi del nostro Stato, del nostro, della nostra società, del nostro vivere insieme è proprio quello di costituire comunità, cioè c'è molto individualismo, c'è molta frammentazione, molto egoismo, ecco, è difficile veramente trovare un sistema di welfare che coinvolga tutti. Ecco, noi abbiamo cercato di farlo, ci siamo anche riusciti in molti casi, però è evidente che la prospettiva del dopo generazioni, fra un anno termina questo progetto, fra un anno non ci saranno più i fondi, bisogna vedere se abbiamo, se siamo riusciti a mettere carburante, se siamo riusciti a mettere risorse importanti, ma non economiche, umane e personali, che consentiranno poi a tutte le iniziative avviate di andare avanti da sole. E questa è una scommessa sulla quale però ci stiamo giocando molto anche noi come comuni, non solo la nostra credibilità, ma anche la nostra azione futura, e speriamo di poterla vincere, perché poi alla fine è il cittadino, è il bisogno della persona, è il bene comune quello che ci interessa. E quindi ecco, un ringraziamento a tutti i partner che sono presenti questa sera, vedo molti imprenditori, molti rappresentanti delle cooperative, delle imprese sociali non profit, eccetera, anche privati cittadini, tutti credo che siate qua per dare il vostro contributo a far sì che questo progetto trovi ulteriori sviluppi in questo anno e mezzo e soprattutto semini molto bene per il futuro. Ecco, vi ringrazio tutti e buona serata. Grazie.